Ad agosto dello scorso anno, nella villa Faro di Minervino Murge, ci fu la presentazione pubblica del mio libro Il sentiero delle formiche. In quell'occasione Raffaella Ippolito, che mi onora con la sua amicizia, lesse un brano tratto appunto da questo libro. In quel giorno non c'era nessuno che poté realizzare dei video, mentre lei ed altre mie tre carissime amiche leggevano appunto questi brani, per cui è rimasta una lacuna nei miei ricordi, una lacuna sonora, malgrado il ricordo sia vivissimo. Ho chiesto a Raffaella se gentilmente mi mandava una registrazione di quella lettura, fatta naturalmente in questo periodo, non quella originale dello scorso anno. Raffaella me l'ha mandata. Io adesso cercherò di inserirla in questo video. Dovete perdonarmi se non sono molto esperto e magari faccio dei paciocchi. Se sono molto grave sti paciocchi, vuol dire che riprenderò il tutto. Minervino ai tempi dei fornai. Ho una vera venerazione per il pane. Odio gli sprechi, in generale, ma accetto più volentieri di vedere buttare nella spazzatura un pezzo di carne che un tozzo di pane. Quando finisco di mangiare, prima di sparecchiare, raccolgo le briciole con il polpastrello dell'indice della mano destra e le porto alla bocca. Un dito fondamentale l'indice della mano destra, lo stesso che uso da solo per scrivere queste testimonianze. L'amore per il pane ha origini remote, non solo per me, penso per tutti. Una volta, prima ancora di dire basta che c'è la salute, si diceva basta che non manca il pane. Tutto il resto poteva essere superfluo. Nel periodo invernale mia moglie fa il pane, che poi cuoce nel fornetto della mia stufa, a legna. È proprio come quello che faceva mia madre. Il rito della panificazione cominciava la sera prima con la moltiplicazione del crescendo di lievito madre. Si prendeva quello messo da parte nella panificazione precedente e si impastava con un altro po' di farina. Il mattino dopo ci sarebbe stata una bella massa lievitante. Una famiglia di 6-7 figli aveva bisogno di almeno una scanata e mezza di pane al giorno, per cui la panificazione avveniva 2 volte la settimana. Tutte le mattine, verso le 4:30, passava il fornaio, si fermava dietro ogni porta e chiamava per nome la padrona di casa. Tere! Sein! Katare! Sein! Che le è? Naun! Giuseppe! Naun! Zie! Sein! Nino! Sein! Rispondeva mia madre. In questo modo il fornaio sapeva chi faceva il pane e questo gli permetteva poi di passare a ritirarlo per portarlo al primo forno delle 8 o al secondo forno delle 10. Il secondo forno era destinato alle massaie che il mattino impastavano tardi perché piaceva loro dormire, ma era anche il forno che serviva a cucinare la tiedda, i biscotti e la pasta al forno. Si cominciava a impastare verso le 5. Per fare 5-6 pagnotte da 3 kg si usava una decina di chili di farina bianca mescolata con quella di rossina o tutta di rossina, che era il nome dato al grano duro in onore del senatore omonimo. Acqua tiepida, farina, sale, crescendo e polso. La riuscita del pane era tutta lì nel saperlo graminare per bene e nell'avere la mano calda invece che fredda. Di solito si lasciava anche un po' di pasta per fare il cuculo o per fare i cuculi fritti. Questi, contrariamente a quel che succede adesso, si mangiavano solo il mattino e in coincidenza con il cattivo tempo. A causa di questa circostanza negativa,
Gli uomini de four, agricoltori, non andavano in campagna e a casa. Era una mezza festa che cominciava con quelle, anzi con quella inusuale colazione. Le pagnotte venivano poi messe sotto le coperte, di solito nel letto, a creche, a lievitare. Verso le 8 cominciava il dramma. Il fornaio non arrivava e c'era il rischio che le pagnotte screscendassero, ossia lievitassero troppo. Il bambino di casa più piccolo correva ripetute volte a chiamarlo, ma era una disperazione, si correva il rischio di vanificare tutto il lavoro. Il pane sarebbe stato basso e di gusto scadente. Il mio forno era a metà del ponte lungo di Via Croce. Il padrone si chiamava Wichins, abitava di fronte a casa mia. Era vacandesta tonag, o scapolo, e non l'ho mai visto sorridere. Il suo operaio, che gran lavoratore, si chiamava Nanuccio e negli anni successivi cambiò mestiere e fu l'unico a Minervino, oltre a me, a fare il tifo per la Fiorentina. Il forno veniva scaldato con la iosca, che era la paglia dei legumi. Il bestiame non la mangiava perché era amara e scarsamente nutritiva. Si usavano anche sarmenti di vite fresche e scemaghiature di olivo. Il riscaldamento avveniva sotto la suola dove veniva posato il pane, ma l'architettura del forno, il giro dei fiumi, era tale che anche la volta veniva comunque scaldata, perché il riverbero doveva dare al pane la giusta cottura e doratura. Il fornaio portava il pane dalle case su una tavola larga 35 cm e lunga poco meno di 1,5 m. Lo spettacolo era unico. Il fornaio riusciva a portare 5-6 tavole incrociate fra di loro, sulla spalla destra, su quella sinistra, in testa, scendeva la rampa e mai che cadesse qualcosa a terra. Le pagnotte venivano sistemate nel forno sapientemente, naturalmente nei posti migliori, ai fini della cottura. Veniva messo il pane degli amici e dei clienti più rognosi. Quando il pane veniva sfornato, tornava sempre sulla tavola di appartenenza. Mai uno scambio. Questo perché ognuno contrassegnava il suo pane con un simbolo, ma soprattutto perché il fornaio abbinava la mano della massaia al prodotto finito. Una volta a casa, il pane veniva esaminato bene. Se non era venuto alto, croccante, dorato, si dava la colpa al fornaio. La sera, quando il marito tornava dalla campagna, la prima cosa che faceva era di andare a rendersi conto di come era venuto il pane. Ma il mattino, prima ancora di lui, era già passata sua madre a vedere com'era il pane che la nuora faceva mangiare a quel povero figlio suo. Grazie, Raffaella. Io ho voluto che tu recitassi questo brano, che potesse rimanermi, che potesse ascoltarlo sempre. Soprattutto per un passaggio che mi emozionò tanto lo scorso anno e che mi ha emozionato tantissimo ancora oggi. Quando tu, parlando del fornaio che passava il mattino e chiedeva, chiamava per nome le donne per sapere se avevano panificato o meno, quando dici Ninu, Sein, rispondeva mia madre. Ringrazio.